Nella precedente lezione, esaminando lo spettro dell'atomo di idrogeno e la formula di Balmer che lo descrive, abbiamo affermato che il modello atomico di Rutherford non era in grado di descrivere, di interpretare questa emissione a righe dell'atomo di idrogeno e di tutti gli spettri atomici. Il motivo, lo ricordo, ed è illustrato in questa figura sulla destra, è il fatto che l'elettrone nell'atomo di Rutherford è una particella accelerata in quanto esegue un moto circolare e, come tutte le particelle cariche accelerate, dovrebbe perdere energia irradiando. Perdendo energia dovrebbe cadere sul nucleo e dunque creare uno spettro continuo dovuto a tutte le varie frequenze con cui ruota attorno al nucleo. In definitiva, gli atomi dovrebbero essere instabili e al tempo stesso non dovrebbero produrre uno spettro a righe. Questa instabilità dell'atomo era già ben nota allo stesso Rutherford. Nel 1906, nel suo libro Radioactive Transformations, aveva scritto: l'inevitabile perdita di energia da parte di un elettrone accelerato è stata una delle massime difficoltà incontrate nel tentativo di dedurre la costituzione di un atomo stabile. Ma quando pubblicò nel 1911 il suo modello, Rutherford scrisse: non è necessario considerare in questa fase la questione della stabilità dell'atomo proposto, perché essa ovviamente dipenderà dai particolari della struttura dell'atomo e dal moto della parte costitutiva carica. Dunque questo era un problema che Rutherford conosceva molto bene. Prima di affrontare la soluzione che Bohr diede al problema, vogliamo ora vedere come la fisica classica può trattare il moto di un elettrone attorno al nucleo e in particolare facciamo sempre riferimento all'atomo di idrogeno. Dunque, costruiamo l'atomo di idrogeno, un semplicissimo atomo costituito da un elettrone che ruota attorno al nucleo. Allora non si conoscevano ancora i protoni, dunque si sapeva soltanto che il nucleo era positivo, si sapeva tuttavia che doveva possedere una carica identica a quella dell'elettrone ma di segno opposto. Consideriamo la distanza dell'elettrone dal nucleo, cioè la distanza di quest'orbita, e indichiamola con R. Come tutti i problemi di questo genere che abbiamo già trattato, è possibile calcolare la velocità dell'elettrone sulla sua orbita. Il metodo consiste nel uguagliare la forza che tiene legato l'elettrone al nucleo, che è la forza di Coulomb, 1 fratto 4 pi greco epsilon con 0, carica dell'elettrone e carica del nucleo, entrambi come modulo hanno la stessa carica, quindi E al quadrato, diviso la distanza al quadrato. Questa forza, la forza elettrica, agisce da forza centripeta, cioè è la forza in grado di mantenere legato l'elettrone, e la forza centripeta ha come formula mv al quadrato fratto r. Come si vede, quindi, è possibile ricavare il valore della velocità, per ora mi limiterò a ricavare v al quadrato, che risulta essere pari a 1 diviso 4 pi greco epsilon 0 e al quadrato diviso m per r. Come notavamo già nello studio della gravitazione, a raggi dell'orbita superiori corrispondono velocità minori, proprio esattamente come in un sistema planetario. Un altro modo di affrontare questo problema è quello di esaminare il tutto anche dal punto di vista dell'energia. L'elettrone sulla sua orbita possiede due forme di energia: l'energia potenziale elettrica e l'energia cinetica. La somma delle due dà l'energia meccanica dell'elettrone. Se ora entriamo nelle formule, l'energia potenziale elettrica per un sistema formato da due cariche puntiformi è data da 1 fratto 4 pi greco epsilon con 0. Carica del primo, carica del secondo. Attenzione, nell'energia potenziale elettrica bisogna considerare i segni delle cariche. Non è più come nel caso delle forze, la situazione in cui consideravamo solo il modulo delle forze.
Qui l'energia potenziale ha un segno e siccome una carica è positiva e l'altra negativa, ecco un meno e al quadrato fratto R. E poi c'è l'energia cinetica dell'elettrone, un mezzo mv al quadrato. Ora, siccome v al quadrato è stato appena ricavato nella formula precedente, noi possiamo pensare di sostituire v al quadrato in questa formula dell'energia cinetica e vedere che cosa avviene. Quindi otteniamo meno 1 diviso 4 pi greco epsilon con 0 e al quadrato fratto r, energia potenziale elettrica, più un mezzo m che moltiplica v al quadrato, 1 su 4 pi greco epsilon con 0 e al quadrato diviso m per r. Notiamo che si può semplificare m e il termine che abbiamo così ottenuto, a parte l'un mezzo che lo precede, è esattamente identico, anche se non nel segno, al termine dell'energia potenziale. Quindi si nota che dal punto di vista del valore assoluto, l'energia cinetica dell'elettrone nell'orbita è esattamente la metà del valore dell'energia potenziale elettrica dell'elettrone. Ora, in pratica, raccogliendo questa quantità, che cosa otteniamo? Meno 1 più un mezzo, cioè meno un mezzo. E quindi il risultato che otteniamo è meno un mezzo che moltiplica questo, cioè meno 1 diviso 8 pi greco epsilon 0 e al quadrato fratto r. Ricordo che l'8 deriva dal fatto che si è moltiplicato un mezzo per 1 diviso 4 pi greco epsilon 0. Questa è l'energia dell'elettrone nelle orbite attorno al lato. Questa è la trattazione classica. Nella successiva registrazione vedremo come Bohr ha rielaborato questa trattazione con idee innovative riguardo la struttura dell'atomo.